A filo diretto con gli ascoltatori si dà il bentornato a Maria Anelli, consigliera con l'incarico delle pari opportunità di Leonato del Garda. Bentornata, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, noi ovviamente lo sa che invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms, messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709, mail diretta @temporadio.it e poi ancora siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Temporadio, come lo siamo su YouTube, Temporadio Live. Allora, dunque, noi iniziamo, lei mi ha portato un bel po' di materiale anche, perché novembre è il mese dedicato al contrasto della violenza di genere, giusto? Esattamente. E quindi ci parli di pari opportunità, ne segna una consapevolezza, ha detto. Inizia così questo sì. Programma. Ce ne vuol parlare? Certo, allora, pari opportunità nel segno della consapevolezza è un fatto, nel senso che noi dobbiamo soltanto attraverso la conoscenza e la condivisione arrivare alla consapevolezza che il problema sulla violenza delle donne esiste ancora e tantissimo, e soltanto in questo modo, cioè parlandone, cercando di fare dei convegni, parlando fra di noi, facendo dei progetti, possiamo di conseguenza provare a risolvere questo problema che non ha mai fine. Tempo fa noi ci siamo visti e avevo sottolineato il fatto che questo deve essere un cammino quotidiano. Ovviamente in questo periodo ne approfittiamo per, diciamo così, arrivare al focus, perché è il momento, diciamo così, dedicato. Ma in tutto il percorso dell'anno il mio impegno e l'impegno di chi mi sostiene è quello proprio di continuare regolarmente a parlare di questo tema, e non soltanto sulla violenza delle donne, ma in senso generale. E quindi sono stati fatti dei progetti che all'epoca, quando noi ci siamo visti, avevo già nei quali avevo già accennato, sono conclusi. E sono soddisfatto perché ho avuto un bel feedback. E quindi il mio appello, tra virgolette, è proprio quello di non focalizzarsi solo nel mese di novembre, ma di fare questo percorso di informazione, di sensibilizzazione per tutto l'arco dell'anno. Sì, perché le botte fanno male 12 mesi all'anno, non fanno male. Non è che facciano più male a novembre, è sempre. No, è solo che ovviamente ci sono dei motivi, diciamo così, motive life che si ripetono, ed è anche giusto che venga data un'attenzione in un certo periodo specifico, proprio perché così tutti magari si ricordano di questa cosa. Però, come ripetevo prima, bisogna andare avanti a lavorare in questo senso sempre, tutti i giorni, insomma. Allora, lei tra l'altro ha organizzato un evento anche che si terrà il 25, giusto? Il sabato 3 dicembre. Sabato 3 dicembre. Sabato 25 novembre è la giornata mondiale. Sì. Perché adesso parto da una insufficienza, diciamo, in quello che ho appena detto: le botte fanno male 12 mesi all'anno. Esistono varie forme di violenza, c'è anche quella economica, quella psicologica, eccetera, quindi svilupperete il discorso, giusto? Ovviamente noi parleremo della violenza in tutto tondo, ma nella serata specifica il nostro focus sarà quello della violenza che parte proprio dall'amore. Dove sei proprio disarmata, nel senso che ti affidi all'amore, ti credi nell'amore, ed è proprio lì che scatta magari a volte il problema più grande, e non sei preparata, giusto? Perché nelle case, nelle mura domestiche, tu in teoria ti senti protetta, e invece da lì scatta spesso e troppe volte la violenza sulle donne. Ma lì poi è un tema, appunto, avrete Roberta Bruzzoni, che è una psicologa forense molto nota e criminologa, tra l'altro.
molto nota al pubblico, perché adesso non farina del sacco del sottoscritto, ma per esempio ci si sviluppano delle dinamiche, ma lo spiegherà la dottoressa Poluzione molto meglio del sottoscritto, per cui magari la vittima arriva a credere di meritare i maltrattamenti. E questo è il problema, in effetti. Perché riescono, perché come diceva lei prima, al di là del discorso violenza fisico, c'è la violenza psicologica che ti induce a convincerti di meritare quello che tu stai ricevendo. Ed è un meccanismo molto complesso da togliere. È molto molto difficile, perché quando tu ti metti in discussione e parti da te e ti convinci che quello che sta succedendo è forse colpa tua, questo meccanismo è micidiale, non riesci a togliere, hai bisogno veramente di aiuto. Ecco perché io dico sempre insieme si può, è un motto che ho fatto mio e che cerco di coinvolgere. Perché? Perché insieme ad altri possiamo magari riuscire a capire chi siamo davvero e di cosa abbiamo bisogno, perché da soli non si può fare, questa cosa è proprio una cosa che non ce la fai, perché sei convinta di meritarti quello che ti sta capitando, anche perché chi ti fa questa cosa lo ami, no? E quindi se tu ami questa persona, pensi di essere ricambiata, ecco che casca l'asino e dice: beh, allora se mi picchia o mi maltratta o mi insulta, probabilmente la colpa è mia. E questo la vittima assurdo. Cerca di adeguarsi alle richieste, quindi a modificare se stessa e cose di questo tipo. Che io non vorrei, come diceva lei prima, anticipare più di tanto perché la fama della dottoressa. No, ma noi stiamo facendo sentire il profumo e venire l'appetito. Poi dopo. Roberta Bruzzone ne parlerà molto più diffusamente, spiegherà proprio anche le dinamiche proprio di queste cose. In merito a questa serata sono molto contenta del fatto che la consigliera regionale Anna Maria Gandolfi, che è conosciutissima nell'ambito bresciano perché ha fatto molteplici iniziative proprio sul tema femminile, ha accettato di far parte dei nostri ospiti, quindi avremo anche una sua voce in merito. Quindi ecco, direi che noi abbiamo cercato di coinvolgere persone che sappiano esattamente di cosa andremo a parlare. Io in questo frangente, se mi è concesso, vorrei fare un invito e un ringraziamento personale, se si può. Ci sono tre signore, se mi è concesso vorrei fare anche i nomi, che sono Anna Maria, Cannata Caterina, Lara Lomurno e... scusate, ma sono un po' emozionata questa mattina. E la Zanella, la Paola, sono tre persone particolarmente sul pezzo e le considero tre amiche perché mi hanno sempre dato dei consigli, mi hanno sempre fatto sentire sicura su quello che andavo a proporre. Quindi io invito queste tre signore, carissime signore, a esserci, perché questa sarà una serata veramente speciale. Noi vogliamo che questa serata faccia la differenza. Invitiamo anche gli uomini ad andarci, perché tante volte magari alcuni raptus e cose di questo tipo qua possono essere prevenuti magari conoscendo meglio se stessi. Certo. E tra l'altro ci sarà la dottoressa Bruzzone che spiega determinate dinamiche, quindi è molto importante proprio questo. Sabato 3 dicembre, ore 20:30, nella sala degli specchi, devo vederla, in biblioteca comunale. Ma ci sono tutti specchi? Non ho mai visto. Guardi, venga a trovarci. Vabbè. Okay. Le lascio la curiosità. Via Zambelli 22 a Lonato. Esatto. Ecco, vorrei fare una specifica, dato che la sala degli specchi è veramente molto bella ed elegante, e anche visto che questo tema io spero abbia un buon riscontro, io consiglierei la prenotazione. Allora, la prenotazione va fatta a info@lonatoturismo.it. In questo modo sarete sicuri
di poter assistere e partecipare e condividere questo momento importante. Okay. Lei prima mi ha parlato di uomini, giusto? Sì, Ecco, io certo. questa mattina sono, diciamo così, predisposta ai ringraziamenti, ai coinvolgimenti. E a proposito di uomini, c'è una persona particolare che vorrei ringraziare e nominare, che è il consigliere Mirko Cominelli, peraltro capogruppo della nostra parte politica, cioè Fratelli d'Italia. Questo signore è, direi, una persona particolarmente sensibile, che mi ha sempre supportata, che mi ha sempre consigliata e che mi dà, diciamo così, la speranza nel vedere lui che anche tanti altri uomini possano essere come lui, sensibili e attenti a questo tema. Detto questo, direi che c'è un'altra cosa che, se lei mi è Sì, concesso certo. dire. Nei vari progetti che avevamo, dei quali avevamo parlato a giugno, c'era Civiltà e Rispetto, il concorso. Se lo ricorda? Sì. Penso anche ai miei amici. Ecco, Civiltà e Rispetto è arrivato a conclusione e il 26, nella sala della giunta di comune, verrà fatta la proclamazione dei vincitori e verranno proposti quindi gli elaborati e anche discussi e verranno spiegati. Quindi questa cosa è andata a buon fine, c'è stato un bel riscontro, hanno risposto in Ripetiamo la molti. data, il Allora, esattamente il 26 novembre. novembre, che è un sabato, alle ore Ok. 17, Ore 17. Sala Celesti. Benissimo. Cosa è emerso? Che c'è rispetto nella nostra società? Allora, io gli elaborati per correttezza non li ho Non li ha visionati, visti. no, ovviamente, però c'è stata una giuria di alto livello, Certo, certamente. ok? Dunque, il rispetto è tutto da vedere perché secondo me i numeri, ecco. Ma anche il comportamento quotidiano, cioè andiamo in giro con la macchina e vediamo quanto rispetto No, c'è. guardi, c'è tanto da C'è lavorare. parecchio. C'è parecchio da lavorare, devo dire. Infatti. Allora, è curioso anche questo andare a vedere appunto gli elaborati. Ci fermiamo un attimino con la consigliera con incarico alle pari opportunità del Comune di Leonato, Marianelli. Ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. A Maria Anelli, che è consigliera con la delega alle pari opportunità del Comune di Lonnato, siamo nella seconda parte di Filo Diretto. Allora, abbiamo parlato di un evento appunto molto importante in cui si parlerà della violenza di genere, tra l'altro fatto, mi ha detto, in collaborazione con l'assessore alla cultura, giusto? Esatto, Mariangela Musci, Per cui. fondamentale la sua collaborazione. Per cui un grazie anche all'assessore appunto alla cultura Mariangela Musci. Ecco qua. Facciamo vedere, appunto, ecco qua, questa è la locandina, Vi Roberta aspetto. Bruzzone. Quindi il sabato 3 dicembre, Sala degli Specchi, ore 20:30, con prenotazione consigliata, non è obbligatoria, ma è consigliata. Diciamo così, Esattamente. ecco, appunto. Grazie. Allora, di niente, poi tra l'altro daremo anche un numero perché appunto il problema è talmente importante che in Italia è stato anche organizzato un numero preciso. Questa cosa sa per quale motivo, consigliera? Perché credono che noi in Italia siamo il paese della violenza sulle donne, non è mica vero, c'è in tutto il mondo. Noi che siamo stati gli inventori, gli antichi romani del diritto, siamo i primi a parlarne e questo è già una cosa di cui essere orgogliosi, giusto? Il Ecco. fatto che noi se ne parli non significa che, Che non ci sia, esatto. assolutamente, Anzi, assolutamente. eccolo qua. Eccolo qua. Poi dopo lo facciamo rivedere ancora. 1, O 5, 2, 2. se preferite 15:22, va bene Non sempre. sei da sola. Allora, dunque, io le leggo anche i messaggi se vuole, se ha da aggiungere aggiungiamo, poi dopo alla fine ricordiamo comunque l'evento, giusto? Allora, buongiorno dottoressa Nelli, mi fa piacere sentire Leonato, però all'avanguardia per le pari opportunità. È all'avanguardia, siete all'avanguardia? In che senso? La Non lo so. domanda non mi è Non lo chiara. so. Dottoressa Nelli, la sto ascoltando, però io ho già denunciato mio marito per maltrattamenti, però i carabinieri quasi quasi davano ragione a lui. Come si fa a reagire? Noi siamo qui per questo motivo. Parliamo di questa cosa proprio perché troviamo delle difficoltà
nell'intervento immediato a difesa delle donne. Non che le forze dell'ordine non facciano il loro dovere, ci mancherebbe, però ci sono delle dinamiche piuttosto complesse in merito alla questione. Ecco perché io dico, rivolgetevi anche all'1522, rivolgetevi direttamente ai servizi sociali, perché noi abbiamo delle competenze e possiamo metterle a vostra disposizione. Esatto. Allora, ovviamente per una questione di privacy i nomi non si possono fare, ma le posso garantire che personalmente sono già intervenuta in situazioni gravose di neonato e le nostre assistenti sociali stanno lavorando in questo senso. Bisogna avere, diciamo così, non dico il coraggio perché sembra brutto, quindi beh, tu non hai coraggio, non lo fai, però ecco, andate ai servizi sociali e parlatene, perché noi siamo lì per ascoltarvi. Ascolti, consigliera, c'è un messaggio che è estremamente importante, che è questo. Dottoressa Nelli, non è semplice ammettere di essere picchiate anche nei confronti degli altri che non capiscono, perché c'è anche questo fenomeno che non abbiamo toccato, è vero, ne parlerà la dottoressa Bruzzone meglio, la vergogna. Sì. Cioè, quando tu prendi uno schiaffo ti vergogni, perché comunque hai subito una violenza, ma come quella persona non ti rispetta. Ecco, a maggior ragione succede anche all'interno di una coppia, giusto? Sì, succede. Il problema è riuscire a capire e convincersi che il problema non sei tu. Il problema è colui il quale che ti fa del male. Quindi... continuando a parlarne, continuando a informarsi, continuando a leggere e anche a confrontarsi con le amiche, non bisogna avere vergogna. Lo capisco. È un fenomeno naturale. Allora, guardi, io le dico, senza andare troppo nei dettagli, che anche per me è stato un problema questo, perché ho subito anch'io. E non le nascondo che ci ho messo una ventina d'anni ad ammetterlo pubblicamente. Ecco, quindi capisco qual è il problema. Forse questo è stato un po' il meccanismo che ha fatto scattare la mia voglia di aiutare chi non riesce a fare da solo, perché davvero da soli non si può fare, non ce la fai. Allora, Ines, leggo un po' per volta, ma ne ho una caterva, quindi... Oh, allora, di messaggi deve continuare ad arrivare anche. Sono Ines di Lonato, Ines, a Lonato abbiamo una panchina rossa, però l'hanno ridotta male, bisogna ripitturarla. Questa è una segnalazione. Marianelli, la persona giusta al posto giusto, grazie, dice Franca, anche. Grazie. Quindi, ne leggo un terzo, allora, a questo punto, dunque, vediamo. Anelli ha... Fare violenza sulle donne sono soprattutto tra i 40 e i 55. No. Anche più giovani, Anche più giovani. Vecchi. E anche più vecchi, sì. Guardi, non c'è una fascia d'età ben precisa. Guardi, noi ci occupiamo di cronaca, io francamente non glielo so dire, perché devo aver letto di tutte le date, francamente. Sì, per cui, sì. C'è da dire che probabilmente nella fascia più giovane è più facile difendersi, perché la donna è più autonoma. Io credo che la fragilità andiamo a trovarla... dai 50 in su, anzi sì, perché abbiamo ancora, diciamo così, delle donne che per educazione per educazione, per una questione di cultura, per hanno fatto la moglie, economicamente non sono magari autonome, ci sono dei meccanismi che le obbligano magari anche a stare a casa, o pensano di essere obbligate a stare a casa, perché veramente c'è il modo per poter fare diversamente. Secondo me è più dai 50 in su. In su addirittura. Dai 50 in su, sì. Allora. È una questione di vita. Mi raccomando la panchina, se è rovinata, sì, fatela ripiturare. Assolutamente. Quindi, perché... mettete vernice fresca, mi raccomando, che altrimenti io mi ci siedo di sicuro se non lo mettete. Allora, buongiorno, sono Maurizio. Non si parla mai delle opportunità per noi disabili, che siamo tagliati fuori dal 90% delle strutture. Ha ragione. Pari opportunità. Ha ragione. Sì, non solo l'ho nato, è in tutto il mondo, cioè questo purtroppo... Nei miei progetti futuri c'è qualcosa... in merito, però dirvi nulla. Guarda che dà un consiglio, fate percorsi, così sappiamo che non è un non vedente, sappiamo percorsi per ciechi, per comune e farmacie, per favore, sono quelle percorsi zigrinati, sì, no? Per cui sì, sente sotto le sue scarpe, sì. Sente
Ok, questa è una buona idea. Abbiamo una premier e questo dimostra che gli italiani sono e già erano pronti per votare una donna. Questo sì. Sì, infatti non... perché no? Allora, non sono anche orgogliosa, ovviamente. Allora, scusi, servirebbero lezioni ai giovani per spiegare che i messaggi della trap sono negativi. Allora, adesso non mi voglio scagliare, però è vero che la trap è l'evoluzione del rap, no? Sì. Ascoltando i testi, che spesso non sono intelligentissimi, spesso ci sono dei messaggi anche violenti dentro, tante volte. Cioè, la domanda è questa: come ci sono dei film, per esempio, fatti magari negli anni 70, oggi non si potrebbero più proporre. Esatto. Delle pubblicità fatte ancora negli anni 90, quindi non andiamo indietro di tantissimo, che oggi non si potrebbero più proporre. Non si può fare anche qualche cosa, una specie di regolamento anche per i testi, obiettivamente. Adesso non voglio citare alcuni testi, però no, sono veramente pesanti. Sì, concordo con lei. Sono d'accordo, sì, si potrebbe fare, potremmo anche rivolgere questa richiesta specifica a chi di dovere e che avrà di conseguenza l'opportunità democraticamente di controllare. Perché oltretutto è un genere musicale che concentra il 99% dell'attenzione sul testo. Perché sì, non è che abbia una gran musica e un po' di armonia, melodia praticamente zero, per cui effettivamente diventa praticamente importante. La violenza deve essere fermata, ma ancora la sdoganano i media, guardi i film che fanno vedere ai ragazzi. Quella è un'altra cosa, sa che dice che se guardiamo le televisioni italiane c'è un morto ogni 20 secondi. Vabbè, sì, sono tipo molto violente. Una cosa spaventosa. In questo caso, se mi ha concesso, farei un appello ai genitori. Mm. I genitori dovrebbero provare ad aiutare i loro figli a scegliere e dovrebbero provare a monitorare. Mi rendo conto che non è facile perché i ragazzi di oggi si sentono adulti da subito e i contrasti in famiglia emergono quotidianamente. È un lavoro difficilissimo, certo. Fare il genitore penso che sia il lavoro più difficile del mondo. Guardi, poi allora le leggo un po' di messaggi. Uno, come persona informata sui fatti, le dicono ospedale ai Colli si rifà o no. Un altro dice, scusi Nelly, il problema spesso sono le assistenti sociali, ci ha mai avuto a che fare. Sì. Quindi chi ha scritto non ha una buona opinione degli assistenti sociali. Mi dispiace perché guardi che io da quando ho avuto questo incarico ho avuto modo di confrontarmi regolarmente con questi professionisti, probabilmente questa persona ha avuto una brutta esperienza, ma le posso garantire che sono tutte delle persone assolutamente competenti e proprio a livello, diciamo così, di cuore, tra virgolette, certo. se non fossero così attente e sensibili non potrebbero fare questo lavoro. Poi, corsi di autodifesa, vera e propria presa in giro, in 2 ore non puoi imparare quello che atleti professionisti apprendono in decenni. Quello succede, sì, su molti comuni li organizzano per l'8 marzo, eccetera. No, non in 2 ore. Noi l'anno scorso l'abbiamo fatto con la collaborazione della Polisportiva e andremo a riproporlo. Naturalmente non di 2 ore, è un corso di 4-5 incontri, qualcosa in più riesce ad avere. E mi hanno detto che sono state molto soddisfatte le signore che hanno partecipato, ecco per questo motivo io accetterò di collaborare ancora con la Polisportiva per riproporla questa cosa. Allora, ho scritto ancora non si fidi, io sono stato letteralmente ricattato da quelle di un altro comune e non è un'eccezione, va bene. Allora, questo era per le assistenti, ma non di Lonato, l'ho precisato. Allora, siamo in chiusura, facciamo vedere la locandina. Allora, 1522 è il numero contro la violenza. Ecco qua. Facciamo vedere questo. 1522. Appuntamento invece il 3 dicembre, ore 20:30 nella biblioteca comunale, è presente Roberta Bruzzone e tante altre personalità appunto per parlare e fare qualcosa di concreto contro la violenza di genere. Noi ringraziamo tantissimo Maria Anelli, consigliera incarico delle pari opportunità di Lonato. Ringrazio voi per avermi dato questo spazio e ritorno ad invitarvi a partecipare il 3 dicembre. Sarà un motivo importante, sarà
sarà una serata che sicuramente ci porterà conoscenza, e solo tramite la conoscenza noi potremo aiutare chi ha bisogno di noi. Ricordatevi che insieme si può, e donne, non siete sole. Diciamo anche che è sabato, quindi domani e la mattina dopo si dorme, quindi non è neanche un problema, giusto? Guardi, per l'importanza dell'argomento io lo farei lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, anche tutta la settimana. Sì, ok, la battuta ci sta, però io sono convinta che la nostra cittadinanza ci darà una buona risposta. Benissimo, grazie a voi. A Marianelli, grazie. Ora esatta sono le